La Quinta Strada è una delle principali arterie di New York e una delle vie dello shopping più conosciute al mondo. La Fifth Avenue inizia da Washington Square Park nel Greenwich Village e continua verso nord attraversando il cuore di Midtown, lungo il lato più a est di Central Park. Prosegue poi nell'Upper East Side e termina ad Harlem sulla 142esima strada. Il tratto più frequentato è sicuramente quello che va dalla 42esima alla 59esima strada, perché in poche centinaia di metri si trovano gli store dei principali marchi di moda al mondo, dai negozi più commerciali alle grandi firme dell'alta moda. Ogni giorno migliaia di turisti e di newyorkesi affollano i marciapiedi della Quinta Strada, specchiandosi nelle vetrine. Anche quelle delle librerie sono curate fin nei particolari. H&M, Adidas, Guess, ma anche negozi stravaganti. Arrivati sulla 47esima strada, immergetevi nel Diamond District. In questa via si vende all'incirca il 90% dei diamanti del paese. Gli esercizi commerciali vendono ogni sorta di diamanti, oro e pietre preziose. Vi ritroverete in una girandola frenetica di commercianti ebrei, ambulanti e curiosi. Difficilmente troverete un luogo simile in altre metropoli. Proseguendo verso nord, all'altezza del Rockefeller Center, potrete fare una pausa presso le vetrine di Saks. Sono molti newyorkesi che attendono con ansia gli allestimenti invernali. Durante il periodo natalizio, infatti, i marciapiedi di fronte allo store sono invasi da turisti rapiti dai giochi di luce. A pochi metri dalla celebre pista di pattinaggio sul ghiaccio, altri nomi importanti come Michael Kors e Lego. Superando Saks si raggiunge l'imponente St. Patrick's Cathedral, la più grande cattedrale cattolica d'America. L'edificio in stile neogotico, costruito durante la guerra di secessione, merita sicuramente una visita. All'interno prestate attenzione al rosone in vetro e all'organo costituito da 7.000 canne. Proprio di fronte alla cattedrale si trova la statua di Prometeo. Continuando a passeggiare lungo la Quinta Strada, potrete trovare altre marche molto note, Banana Republic, Furla e Victoria's Secret. Il Made in Italy naturalmente è ben rappresentato. L'elenco poi continua con firme internazionali. Tra grattacieli e grandi marchi è facile perdere la testa. Nonostante la Fifth Avenue sia una delle strade più care al mondo, c'è sempre l'opportunità di acquistare un hot dog a pochi dollari. Nella parte finale, prima di Central Park, sono presenti almeno tre luoghi di interesse. Il primo è la popolare Trump Tower, il grattacielo nero dove si trova la residenza dell'attuale presidente degli Stati Uniti quando si trova a New York. L'ingresso è sempre ben sorvegliato, ma si può comunque accedere all'edificio. All'interno troverete dei bar, un ristorante e naturalmente il merchandising di Donald Trump. Poco più avanti, sempre sullo stesso marciapiede, si trova la leggendaria gioielleria Tiffany, resa famosa dal celebre film con Audrey Hepburn. Infine potrete visitare il nuovo store della Apple. Il famoso cubo in vetro di fronte all'Hotel Plaza sta per essere rimosso. Nel frattempo l'azienda di Cupertino si è spostata in una sede a pochi metri di distanza. La Fifth Avenue è il percorso tradizionale per molte parate nella città di New York. La più conosciuta è sicuramente quella del giorno del ringraziamento. Se vi trovate nella Grande Mela in una di queste occasioni, vi consigliamo di non perdervi la sfilata.